Ciao a tutti, oggi facciamo insieme le penne agli asparagi e alla pancetta. Vediamo insieme gli ingredienti e la preparazione. Qualche cucchiaiata di formaggio grattugiato, 500 g di asparagi, mezza cipolla, 100 g di pancetta tagliata a cubetti, va bene anche quella affumicata, un po' di olio extravergine di oliva, del sale e del pepe. Vediamo insieme la preparazione. Cominciamo tagliando la cipolla a fettine sottili. Mettiamo abbondante olio in una padella e aggiungiamoci la cipolla, aggiungiamo 100 g di pancetta e andiamo ai fornelli. Accendiamo la fiamma moderata e aspettiamo che la cipolla e la pancetta cuociano un pochino, si arrosolino, diciamo, soffrigano un pochino. Nel frattempo, mentre la nostra pancetta si insaporisce, si cuoce con la cipolla, andiamo a tagliare gli asparagi. Togliamo l'ultima parte degli asparagi, che se no rimarrebbe dura, e questa parte qua che rimane facciamola a pezzettini. Adesso che i nostri asparagi sono tagliati a pezzetti piccoli, andremo ad aggiungerli al nostro sugo che abbiamo preparato in precedenza con la cipolla e la pancetta. Ora che la nostra pancetta, scusate, prima ho detto sugo ma in realtà è un soffritto, quindi adesso che la nostra pancetta e la nostra cipolla si sono soffritte, possiamo aggiungerci gli asparagi. Adesso che abbiamo aggiunto gli asparagi al nostro soffritto, saliamo, pepiamo, allora un po' di sale, non troppo perché la pancetta è molto saporita, quindi direi un paio di pizzichi di sale. Mettiamoci un po' di pepe, mescoliamo bene e aggiungiamo due bei bicchieri di acqua per dar modo agli asparagi di cuocersi. Quindi un bicchiere di acqua, due. Adesso che abbiamo aggiunto i due bicchieri di acqua, mescoliamo e facciamo cuocere a fiamma bassa gli asparagi. Se volete potete anche coprire, che almeno cuociono forse un pochino prima. Se vedete che quando si è ritirata l'acqua gli asparagi ancora non sono cotti, ce ne potete aggiungere anche un altro po'. Adesso facciamo ritirare, diciamo, questo sugo, quando si saranno cotti gli asparagi il nostro piatto sarà pronto. Nel frattempo possiamo anche mettere a bollire abbondante acqua salata per la pasta. Adesso che il nostro sughetto è ritirato, possiamo buttare la pasta in abbondante acqua salata, aspettare la sua cottura, scolarla e mescolarla al sugo. Io ho buttato le farfalle perché a me si sposano, penso che si sposino molto bene con questo tipo di sugo, ma se voi preferite potete anche buttare, insomma, delle pennette, comunque pasta corta che possa insaporirsi bene ogni forchettata, diciamo, con il sugo. Adesso che abbiamo scolato la pasta, mettiamola insieme al nostro sugo, giriamola e aggiungiamoci un paio di cucchiaiate di parmigiano o di formaggio comunque grattugiato. Aggiungiamoci un po' di parmigiano e continuiamo a mescolare fino a che non si è tutto amalgamato bene e il nostro piatto è pronto. Ed ecco a voi il nostro piatto pronto. Ciao e alla prossima ricetta!